scarpe da campione. Anche per oggi correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri di una realtà che dice no, in nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri. Risplenderò. Buongiorno da RadioRomaFutura.it, questa è la rubrica del podismo che va in onda tutti i mercoledì dopo mezzogiorno dallo studio di Villa Gordiani, Maxi Morganta che vi parla insieme a Pino D'Egidio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Mario Moretti. Buongiorno. Allora ragazzi, cominciamo con il resoconto di questa settimana?
Sì, diciamo che ci sono state due gare che hanno fatto un po' il pieno. E si tratta della mezza maratona dei Castelli Romani e il trofeo Sant'Ippolito di Fiumicino. Ci sono state poi altre gare, sempre nel Lazio, a Sermoneta, in provincia di Latina, la Madonna della Vittoria, a Roccasecca, in provincia di Frosinone, c'è stato un trail, e a Vulci, in provincia di Viterbo, la Maratona Archeologica. Inoltre ho lasciato per ultimo, non perché meno importante, la Maratonina La Rustica, che si è svolta nel territorio del quinto municipio. Questa manifestazione è stata realizzata, organizzata dall'associazione Il Grillo Parlante della località La Rustica, e ha visto la presenza dell'assessore allo sport Cesare Marinucci, che ha provveduto a dare il via alla gara podistica e successivamente ha partecipato alla premiazione di tutti i concorrenti, i primi arrivati. Su questa manifestazione purtroppo ha influito un po' negativamente il fatto di queste due gare che hanno fatto un po' il pieno, la mezza maratona dei Castelli e il trofeo Sant'Ippolito di Fiumicino, altrimenti i partecipanti sarebbero stati sicuramente molti di più. Come prima gara, insomma, non c'è male, via. Sì, diciamo che il numero di partecipanti è stato intorno ai 130, e poi hanno corso anche dei bambini, e quello è sempre l'aspetto più caratteristico e particolare, vedere tutti questi bambini che corrono sorridenti senza pensare a dove arrivare o come arrivare, a differenza degli adulti, certo, invece, che ovviamente fanno la loro gara agonistica e cercano di arrivare primi. Ecco, e diciamo che questa manifestazione è nata proprio con lo scopo di portare lo sport nelle periferie. Andrebbero sempre più incentivate, magari collocandole in una data dove non ci sono altre gare importanti, in modo da poter portare più gente in questi luoghi. E poi diciamo, la manifestazione si è svolta all'interno di un parco, diciamo un parco fatto abbastanza di recente, molto ben tenuto, il parco Fabio Montagna. La gara si è svolta sulle strade del quartiere, una gara di circa 5 chilometri. Poi c'è stato anche un raduno ciclistico che è partito dopo la manifestazione podistica, quindi un'altra manifestazione. È una festa dello sport, una festa dello sport è stata. Ecco, quindi. Per quanto invece riguarda, vorrei aggiungere che a Verona c'è stata una maratona dove hanno partecipato una ventina di atleti laziali, quindi si sono spostati in quel di Verona, 23 esattamente, 23 atleti. Per quanto invece riguarda le gare del prossimo weekend, si comincia l'11 sabato con campionato provinciale ragazzi e ragazze allo stadio della Fardesina. Si parte alle 14:30, sono varie specialità. Inoltre c'è un campionato provinciale di marcia per senior master di 5 km e infine un 3000 sempre per senior master. Sul sito mariomoretti.it potete vedere gli orari esatti delle varie partenze, delle varie discipline. E mi sembra, Mario, che forse ci siamo dimenticati di dire che anche sul sito tuo di mariomoretti.it ci sono le foto della Rustica. Sì, beh, questo, diciamo, io sono andato alla Rustica a fare le foto e le ho pubblicate subito, immediatamente sul sito, e ho pubblicato poi la classifica che mi ha mandato l'organizzatore principale Italo Merolli, che ha collaborato appunto questa manifestazione in prima persona. Allora, ritorniamo invece alle gare del prossimo weekend. Stavo dicendo di questi campionati provinciali ragazzi e ragazze, campionato provinciale di marcia e 3000 allo stadio della Farnesina. Sempre sul sito mariomoretti.it trovate gli orari precisi, quindi in pratica i 3000 si svolgono verso le 7 di sera, quindi chi vuol fare i 3000 non deve andare necessariamente alle 2:30, che è l'inizio della manifestazione. Poi ci abbiamo a Roma, Villa Panfili, una corsa il cui ricavato va in beneficenza e Corri per Medici Senza Frontiere, che sono quelli che si occupano del virus Ebola, il famigerato virus Ebola di cui se ne parla in questo periodo.
Altre gare, abbiamo una Stra Frosinone, ovviamente a Frosinone, di 13 km, partenza alle 10. Una Stra Viterbo, chiaramente a Viterbo, sono 10 km, si parte alle 9. A Villa Adriana, sotto Tivoli, sulle orme di Adriano, sono 10 km e 3 km non competitivi, si parte alle 9.30. A Ostia, per chi vuole fare un lungo, c'è la classica 30 km del mare di Roma. E questa è una gara che, diciamo, può essere un buon lungo per chi sta preparando per esempio la maratona di Firenze, che c'è alla fine di novembre. E poi il solito trail, ormai i trail ci stanno tutte le domeniche, a Valle Grande in Villa Latina, provincia di Frosinone, un Valle Grande Wine Trail di 13 km. E con questo ho finito la presentazione delle gare del prossimo weekend. Volevo aggiungere un'altra cosa che mi sono dimenticato: i partecipanti che hanno corso domenica, tra sabato e domenica, erano oltre 2500, quasi 2600. Ma vi chiedo questo, poi come si è risolta la questione che discutevamo la settimana scorsa sulla gara di La Rustica? Cioè era una gara competitiva o non competitiva? Allora, la gara era aperta a tutti, però diciamo la maggior parte dei partecipanti erano tutti iscritti a società sportive, e sì, infatti poi sono stati premiati i primi 10 uomini e le prime 5 donne, erano tutti competitivi. Okay. La gara era non competitiva ma nello stesso tempo competitiva, quindi forse non andava indicato sul volantino, certo, gara non competitiva. Però perché a quel punto, in effetti, dal momento sono stati dati dei premi, e diventata competitiva a tutti gli effetti. Però a quel punto la partecipazione sarebbe stata limitata soltanto ai tesserati. Esatto, se dai i premi sì, ecco, punto. Però si doveva fare una competitiva e una non competitiva nella stessa sì, ma diciamo che come prima manifestazione è andata pure bene così, sì, insomma, certo, bene. Anche perché competitiva poi diventa, ci sono altre problematiche, per esempio diciamo che l'ambulanza c'era, il riconoscimento della FIDAL, ci sono diverse cose, quello del riconoscimento della FIDAL non è obbligatorio, non è obbligatorio, però in quel caso l'organizzatore si assume le responsabilità, esatto, degli atleti FIDAL, quindi diciamo come prima manifestazione, come festa è stata, diciamo, una festa dello sport, diciamo, tutto sommato, perché poi, come ha detto Mario, ci sono state pure attività ciclistiche, vero Mario? Sì, c'è stata un cicloturismo, non so adesso, una ciclopedalata, come si può dire. Sempre questi sono sempre amatori, anche, certo, non c'erano certo dei professionisti. Come essendo la prima edizione, come vi è sembrata sia l'organizzazione che anche il percorso? No, l'organizzazione è stata perfetta, a mio parere. Non ho sentito lamentele. Quando non senti lamentele vuol dire che tutto è andato bene. Perfetto. Va bene, allora andiamo nella prima pausa musicale, perché Pino, questo ci permette di contattare telefonicamente Massimiliano Monteforte di Puro Sangue. Di Puro Sangue, esatto. Quindi andiamo con lo stacco pubblicitario, con lo stacco musicale, rientriamo appunto subito dopo con la telefonata a Massimiliano Monteforte di Puro Sangue.